45 minuti tutto buio, poi l'avete rimessa in piedi dimostrando una grandissima forza di volontà, grande, grande cuore. Sì, oggi ci tenevamo, non sappiamo se sarà la nostra ultima partita casalinga dell'anno, ma nel caso fosse ci tenevamo a chiudere con un buon risultato. Rimontare la differenza reti magari era un po' dura, ma perché non siamo in un gran momento di forma, soprattutto mentale. Però abbiamo tirato fuori un po' d'orgoglio e siamo riusciti a rimediare ai troppi errori nel primo tempo, sia di tiro che di nervosismo. Allargo un po' il discorso a tutta la stagione. Lo scorso anno, anzi negli ultimi due anni, avete praticamente dominato il girone B, due anni di semifinali Scudetto e Coppa Italia. Quest'anno forse avete un po' rallentato il passo, perché secondo te? Ma c'è da dire che, a onore del vero, negli anni passati secondo me abbiamo fatto qualcosa di eccezionale, perché tutti adesso, anche quest'anno ci davamo per favoriti, ma non dimentichiamo che noi siamo un gruppo di ragazzi che lavorano tutti, non c'è nessun professionista, al contrario di Carpi che è una squadra totalmente professionista che si allena il doppio di noi. Quindi noi credo che negli anni passati abbiamo fatto qualcosa di eccezionale. Quest'anno obiettivamente probabilmente il gruppo storico, lo zoccolo duro di questa squadra ha avuto una flessione, probabilmente ci sono segnali che può essere la fine magari di un ciclo di questi ragazzi. E niente, secondo me è un'annata da prendere per quello che è, siamo stati un po' sfortunati, abbiamo avuto un calo, ci sono state tante cose che hanno contribuito a questa cosa qui, comunque l'importante è come oggi lasciare tutto sul campo, poi il risultato che viene è sempre ben accetto, se viene col massimo impegno va benissimo anche così. Sembrava fatta, lo è stato per tre quarti di partita, poi cosa è successo? Sono venuto a mancare le forze. Comunque sapevamo che Romagna era una squadra fortissima, in forma, corrono tutti tantissimo. Ci è mancata un po' di lucidità nella seconda parte del secondo tempo e alla fine hanno avuto la meglio. Settimana prossima c'è l'impegno in casa col Carpi, restate secondi al momento alla luce della differenza reti vantaggiosa per voi negli scontri diretti. Che partita è la settimana prossima? Avete il vantaggio di giocarla in casa, ma giocate contro la capolista, non sarà semplice. Sì, non sarà semplice, e comunque noi speravamo di non arrivarci a questo punto, però visto che ce la dobbiamo giocare daremo sempre il massimo per agguantare questo secondo posto. E sappiamo che non sarà semplice, ma ce la metteremo tutta. Romagna è un po' una bestia nera, già in casa aveva scippato la qualificazione alla Coppa Italia, adesso tutto rinviato alla settimana prossima. Sì, diciamo che è la nostra bestia nera di quest'anno, però comunque è sempre, sempre bello giocare contro squadre così forti, attrezzate, e sono sempre dei begli stimoli. Purtroppo ci è andata male, ci rifaremo la settimana prossima.